All'affluenza ci auguriamo che sia alta perché la rassegnazione è un lusso che i cittadini non si possono consentire, per quanto spesso l'offerta politica non riesca a soddisfare le giuste richieste della domanda, ma comunque votare non è solo un diritto ma è anche un dovere. La sicurezza resta un tema, secondo me soprattutto in Emilia-Romagna, perché pensare che tra le prime 10 città più pericolose d'Italia ce ne siano due emiliano-romagnole fa male secondo me al popolo emiliano. Romagnolo. Questo per colpa di una politica pseudo-buonista del centro-sinistra. Io credo che i cittadini emiliani e romagnoli se ne stiano rendendo conto e lunedì può darsi che ci siano le sorprese. L'importante è che tutti si sentano chiamati alle armi perché effettivamente camminare rischiando, voglio dire, la sicurezza, mettendo a repentaglio la sicurezza, per non parlare poi di tutto quello, il tema che non mi va di trattarlo perché non vorrei passasse per speculazioni, come è stato gestito tutto il discorso dell'alluvione sulla cosa ci sarebbe molto da dire. Battute finali, non rimane che un appello al voto. Una campagna elettorale della quale anche i telegiornali nazionali non stanno parlando, parlano dell'Umbria, hanno parlato della Liguria qualche settimana fa e non parlano dell'Emilia, che è la regione più importante che va al voto in questa tornata. C'è il rischio astensionismo come c'era stato 5 e 10 anni fa e dentro l'astensionismo vince la maggioranza relativa di chi riesce a portare i propri elettori al voto e quindi l'appello che faccio è quello di andare a votare, di ricordare ad amici e parenti di votare e di votare l'unico partito che lotta contro una regione al contrario sulla sanità che si dimentica delle periferie, al contrario sul dissesto idrogeologico che ha non curato il territorio, la montagna per decenni e abbiamo visto quali sono i risultati e al contrario anche sulla teoria woke, sul sostegno a tutto quello che è l'LGBT all'interno delle scuole come modello culturale. Per cui andate a votare, votate Lega.